E veniamo adesso a questa polemica fra Jonas Berami e Alessandro Murillo, chi siano i due lo sappiamo benissimo. Il primo è l'attore di Il Segreto e attuale nuovo tronista della trasmissione e sex symbol, mentre il secondo è stato corteggiatore di Teresa Ciglia. Non mi vorrei sbagliare, ma credo che anche lui sia stato eliminato nel caso scoppiato a Uomini e Donne della fotografia fra i corteggiatori fatta durante una cena. Sarà per questo, sarà per altro, ma certo Alessandro Murillo sembra avere il dente abbastanza avvelenato nei confronti di Jonas Berami al punto di scrivere sul suo social. Alessandro Murillo, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Sabato 18 Jonas è ospite nella disco dove lavoro io. Gli diamo 3.500 euro a quel nano. A lui non piacciono questi posti però. Ovviamente il riferimento è all'altezza, in quanto pare Jonas non essere particolarmente alto, ma anche alla polemica nata a Uomini e Donne con Ramalaila Giustini che lavora in discoteca e per quanto abbiamo capito a lui il lavoro in disco non piace particolarmente. Ovviamente il tronista non l'ha presa esattamente bene, ma non ha risposto direttamente alle accuse, lasciandolo fare a chi gestisce la sua pagina. Ricordando che insomma lui in discoteca ci va a lavorare e che i soldi insomma non li dà lui, ma il proprietario del locale. Ricordiamo inoltre che lo stesso Alessandro Murillo è già stato a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore di Giorgia Lucini 4 anni fa.